Ai, la mia dolce Queen Bee mi ha lasciata. Ah, forse non era destino. Non era destino stare assieme. Ah, il mio cuore, povero cuore. E queste piccole, tante piccole lolline? Ai. Forse il mio cuore può tornare a sorridere e a battere. Come una volta, forse qui c'è la mia dolce metà. Ai, devo scoprirlo. Ehi là, ciao a tutti, io sono Ali e oggi voglio aprire con voi le LOL Surprise Remix Air Flip. Guardate, ne ho una scatola gigantesca. Ai, quante piccole nascoste qui dentro. Quello che avete appena visto volare era Lua. La piccola, devo dare il benvenuto a tutte loro. Finalmente un po' di novità. Sì, beh, hai ragione, Lua. Chissà chi si nasconderà qui dentro. Siamo anche noi. Mamma, dai, esci. Buongiorno a tutti. Ero molto curiosa. Bene, allora prendiamo Cosmic, Lua, la piccola Yaya. E state qui buoni, perché noi ora dobbiamo aprire una LOL Serie Remix. Pensate di riuscire a stare buoni e a farmi fare questa apertura? Ma certo, Ale! Wow, rimettiti la maglia, per di più c'è Yaya. Oh, scusatemi. Luau è un po' strano, ma è simpatico. Allora, scegliamo a caso una di queste LOL. Sarò fortunata oppure no? Secondo voi chi troverò? Ho fatto la rima? Beh, voglio questa. Vediamo chi si nasconde qui dentro. Tra l'altro è la mia prima apertura delle LOL Surprise Remix Air Flip. Voglio mostrarvi i disegni della confezione, insomma quella gigantesca. Qui abbiamo Nashville con il suo CD, Allo, anche lei ha un CD, insomma tutte sono delle cantanti o musiciste. BB, le adoro, adoro lei. Ed ecco, questa è la LOL che ho scelto. Allo, ma solo una. Oh, sei un po' tirchia, avara. LOL, wow, cosa mi dici? Insomma, è la prima apertura, devo conoscerle meglio. Non so neanche se sono in grado di aprirla. Allo, ma certo che sei in grado di aprirla. Dai, forza. Ah, tutte quelle piccole ancora chiuse lì dentro. Non preoccupatevi, vostro Luau vi salverà. Luau, non sapevo sapesse volare. Arrivo, piccole. Oh, Luau si è schiantato. Luau, tutto bene? Non farci preoccupare. Tutto bene, ho fatto solo una figuraccia. Luau, per favore non farlo più, mi hai fatta spaventare. Direi di iniziare con l'apertura prima che Luau combini qualcos'altro. Come vi ho detto, sono nell'Old Remix Air Flip. E uniti ai pet della serie potremo creare il nostro stereo. Ma è favoloso! Che bello, noi avevamo una pallina. L'idea dello stereo è proprio bella. Già, perché può anche diventare un accessorio d'arredamento. Ad esempio possiamo metterlo sulla scrivania, no? Ho detto che avrei voluto fare dei tutorial all'apertura, ma con questi nostri piccoli amici è davvero un'impresa. Quindi oggi faremo l'apertura e poi vedremo anche i tutorial più avanti. Ah sì, fai le casette piccoline per ogni lollina. Ah, è proprio una bella idea, ogni lollina una casettina. E poi tutti noi amiamo creare camerette e casette. Allora, qui c'è una freccia. Che cosa significa? Forse che devo aprire qui. Ok, vediamo. Wow. Ma non vorrei rompere la scatola. Ok. Perché la voglio conservare, ovviamente. Queste scatole sono utili anche come contenitori, ad esempio per le mutande. Ali, sei impazzita, cosa dici? Contenitori per le mutande. Ma perché io riciclo tutto e con queste scatole io faccio dei divisori per i cassetti. Invece di comprarli me li creo da sola. Ma voi non siete qui per sentir parlare di mutande. Quindi direi di aprire. Iniziamo da qui. Sembra quasi una cassaforte anche. Beh, è uno stereo in realtà. No! Ma è bellissima! Che bei capelli! Ci posso credere, che capelli! Ma qui ha dei capelli nascosti, colorati! No, che ciuffo! Guardate, ha dei capelli nascosti! Guardatela!
Ma avete visto mai dei capelli più belli di questi? Sotto si intravedono dei capelli colorati. E qui spostiamo il ciuffo. Ha dei capelli di un altro colore. Io sono un po' indeciso, non so se andare a slegare questi capelli, perché così com'è mi piace tantissimo. Magari provo solamente questi qui, che sono nascosti. Oh, che carini. Mettiamoli qui, attorno agli altri. Ok, così devo dire che non mi dispiace. È bellissima e tra l'altro cambia colore. Quindi dovremmo vedere anche il cambio colore. Piccola, hai davvero dei bei capelli. Complimenti. Direi di continuare. Qui ci sono tutti i sacchetti e all'interno troveremo anche il disco. Insomma, la canzone che ha inciso la nostra LOL. Eccolo qui, è il suo mini CD. Carinissimo, l'ha inciso lei. La piccola poveretta senza scarpe non riesce a stare in piedi. Mettendo qui il disco poi partirà la sua canzone. Ma forza, noi vogliamo scoprire tutto. Tutti questi sacchetti, sono troppo curiosa. Allora, iniziamo da questo. Non so che cosa ci sia. Elastici. Beh, giusto, con dei capelli come i suoi. Che belli elastici. Ok, primo sacchetto è andato. Qui che cosa ci sarà? No, che biberon! Bellissimo! Che bei colori! Ma quanti sacchetti! Ok, un altro. Ho trovato questo. Poi, altro sacchettino. La base, adoro! Così possiamo farla stare in piedi senza problemi. Mancano ancora le sue scarpette, quindi dobbiamo attendere. Ed eccole! Eccole qui le sue scarpette fucsia. Splendide, con pompon sulla punta. Poi cosa abbiamo qui? Oh, ecco perché prima c'era questo, perché va composta con la sua pianola. Ora non vorrei mettergliela storta. Quante sono pazzesche queste LOL. Voglio essere una di voi, LOL. Il vestitino, davvero bellissimo e stranissimo, coloratissimo, tuttoissimo. E qui? Cosa c'è qui? Oh, il pettinino. Allora, io ho trovato questi sticker che servono a comporre la canzone. C'era il suo CD e poi la checklist. Avrete già visto la checklist diverse volte, quindi fatemi sapere qual è la vostra preferita. Io ho più di una preferita di questa serie. Tra l'altro vedo che non ci sono maschietti. Che sia l'occasione per fare una nuova edizione, magari più avanti, composta solo da maschietti. O impazzirei. Mi piace molto Styx Queen Alto e lei Rhodey. Queste sono le mie tre preferite, ma no, anche Twisted Sis. Ok, tutte. Qui dietro c'è la canzone e come vedete ci sono degli spazi vuoti perché vanno riempiti con gli sticker. Quindi, beh, mettete alla prova la vostra conoscenza delle canzoni delle LOL. Ora, che ne dici di fare un bel bagnetto fresco? Poveretta, non vorrei essere in te. Io preferisco il bagno caldo. Povera piccola, cerca di essere forte. Ci siamo passati tutti nel cambio colore. Che bello il bagnetto! E allora, vieni qui, pronta per il cambio colore. Vediamo. Oh, pazzesco! Guardate che meraviglia, un vero costumino! Ebbene sì, nel frattempo è arrivata Camilla, perché lei non resiste all'acqua. Vedi Camilla, questa è l'acqua dove ha fatto il bagnetto la LOL. Ok, tutto questo è imbarazzante Camilla. Sei entrata in un video per bere l'acqua dove una LOL ha fatto il bagnetto. Ah, ok, ci giochi. Ora direi di vestirla, poveretta, avrà preso freddo. Wow, che vestito particolare, ora che lo indossa è ancora più particolare. Ecco fatto, è il suo strumento musicale. Guardatela, pronta per un concerto. Ditemi se non è bella. È più che bella. Ed ora mettiamola qui. Perfetta da tenere sulla nostra scrivania o sul comodino. Invece che un carry-on abbiamo direttamente un giradischi. È la versione moderna dei carry-on. E qui dentro potremo metterci i nostri gioielli. Al sicuro, qui dentro. Oh, il biberon. Tenga, Lollina. Wow, a lei non serve neanche una casetta. Ha già quella cosa meravigliosa. Che bella! Una vera star. Ora voglio vedere tutte le altre. Ali, forza, aprile. Capisco la tua fretta, wow, ma dobbiamo attendere perché guarda quante sono tantissime. Io vi mando un abbraccio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!